Gabinetto Prefettura, anno 1889. Stupro tentato in Camugnano, Vergato. Verso le 3 pomeridiane, il possidente contrannotato, virgola, trovandosi solo nella propria casa con la 13enne sua domestica Palmieri Elena, la gettò sul letto alzandole le vesti, onde sfogare su di essa le sue libidinose voglie, virgola, ma non poté mandare a segno il suo effetto, virgola, perché la Palmieri, avendo opposto resistenza, virgola, riuscì a liberarsi, punto. Gabinetto Prefettura, 1895. Disgrazia. Ieri, circa le ore 14, nel laboratorio pirotecnico, mentre una donna trasportava una carpetta contenente capsule, venne urtata da un'altra operaia in modo che la carpetta cadde e le capsule esplosero producendo lesioni gravi a certa amata Teresa Romagnoli Maria e leggere a certe Cavicchio Pignani Mignani, punto. Si ignorano i particolari. 3. Gabinetto Prefettura, anno 1899. Ieri mattina, verso le 6, certa Lelli Cesira fu Venanzio, servente presso il signor Giamboni in via Barberia numero 30, essendo stata licenziata dal servizio, tentava suicidarsi gettandosi da una finestra interna, rimanendo però aggrappata dei ferri, fu condotta all'ospedale maggiore. Prefettura, sempre anno 1902, oggetto Debit Maria Fuangelo, di anni 30, abitante via San Carlo 229. Ho il pregio di comunicare che dalle assunte informazioni è risultato che la signorina Debit Maria è di ottima condotta e gode la stima del pubblico. Essa trae i mezzi di sussistenza unicamente dalla propria occupazione di maestra comunale di Loiano, con un annuo stipendio di lire 660, e non vive a carico dei parenti. La De Vit ha 2 fratelli e una sorella minori di lei, i quali convivono col patrigno Giuseppe, impiegato alla locale sede delle ferrovie, con uno stipendio mensile di lire 290, punto. Quindi il padre guadagna 2,90 al mese, lei 6,60 all'anno per fare la maestra.